Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Donato Santimone, attuale presidente di Confesercenti. La presentazione si è svolta presso l'Hotel Grazia. È stato esposto anche parte del programma della coalizione che sfiderà il candidato del centrodestra Damiano Cardiello ed il sindaco uscente Massimo Cariello. Per sommi capi, le linee programmatiche che hai condiviso con la coalizione che ti appoggerà? Allora, il primo fuori discussione è la legalità che deve tornare al centro della nostra azione amministrativa. Quello che è avvenuto in questi 4 anni, in questi residuo di legislatura, è arrivato agli onori della cronaca provinciale e nazionale. C'è stato l'intervento del nostro parlamentare Federico che ha alzato il livello di attenzione. La prima è la legalità, è al centro della nostra attenzione, poi il lavoro e il ritorno di Eboli come nucleo centrale della Piana del Sela. Ecco, il lavoro è forse la sfida più difficile da queste parti, qui ad Eboli, in tutta la Piana del Sela, un po' dappertutto. C'è qualche idea precisa, qualche strategia precisa? Perché dirla così può essere anche una facile promessa. Invece le strategie che avete messo in campo per il lavoro? Allora, sarebbe troppo lungo adesso, ti dico subito 3 direttrici. La fascia costiera, della quale rivendico di essere stato uno degli attori circa 20 anni fa, noi abbiamo messo nelle nostre linee programmatiche, entro i primi 150 giorni ci sarà già il primo immediato cambio di immagine, ma dunque di sostanza della fascia costiera. Secondo, cogliere subito l'occasione prevista da uno degli strumenti dei decreti rilancio, l'eco bonus, dunque una santa alleanza, rimarco, santa alleanza tra ingegneri, architetti, geometri, piccole imprese, istituzioni, per velocizzare le procedure, sburocratizzare e ridare subito fiato all'economia. Terza cosa, grande tavolo con le imprese del settore agricolo, quasi tutte del nord, per costruire assieme un grande piano di sviluppo e di marchio d'area. Io ho letto nella cartellina che lo slogan è "Faremo tornare Cristo a Eboli". Come lo convincerete? Con il lavoro e con la serietà delle idee e delle persone.